Ragazzi, un saluto a tutti, mi raccomando, per chi volesse sostenere il canale degli esonerati, lo può fare iscrivendosi gratis ed attivando la campanellina. Le live sono aperte a tutti, i video sono aperti a tutti, non vogliamo abbonamenti, non vogliamo nulla. Se volete fare un regalo a questo canale, donate, a canili e a gattili. Questi poveri animali che molto spesso sono, diciamo, soli, perché dargli da mangiare non vuol dire dargli amore, perché fondamentalmente sono animali in cerca di amore. Quindi gattili, canini, lo sapete, sono 3 anni e lo dico, questo è il più grande regalo che potete fare a me. Quindi donare qualcosa ad un canile, ad un gattile, anche 10 euro, 5, comprargli un sacchetto di crocchine, qualsiasi cosa possiate fare per un canile o per un gattile. Io, lo sapete, sono un amante degli animali, io dormo con il cane e con il gatto, oltre che con mia moglie, ma il cane e il gatto si mettono nel mezzo spesso e volentieri. Quindi, a parte questo, gli animali, ragazzi, cioè, veramente, è vero quando dicono che sono molto meglio delle persone, anche perché a loro non interessa che lavoro fai, quanti soldi hai. Loro interessa solamente l'affetto, punto e basta. Nella chat degli esonerati, purtroppo, ragazzi, Lautaro è costretto ancora ad accelerare i tempi perché, a quanto pare, per quello stanno dicendo ora, poi magari oggi gioca a Taremi. A quanto pare Inzaghi non si fida più di tanto di Taremi, che viene da una partita, secondo me, non buona. Io Taremi, se gli dovessi dare un voto per la partita, l'ultima partita che ha fatto contro il Lecce, darei un 7 per l'impegno e per la corsa, quindi non è un problema di condizione, perché Taremi è il giocatore che ha corso più di tutti dell'Inter, ma per la qualità di gioco non mi è piaciuto. Tra l'altro, nella chat degli esonerati, quindi motivo per cui siamo sempre lì, ragazzi, quando io vi dico che quei due davanti non c'è nessuno che si avvicina alle potenzialità di quei due davanti, serviva una terza punta. Te lo dico anche perché è il campo che parla poi dopo. Poi c'è gente che si inventa gli assist, gente che vive nel metaverso, gente che entra in Matrix, tutto e tutto a poster, che qualsiasi giocatore prende l'Inter è forte, ma purtroppo non stai giocando a soldatini, non è così. Il nostro buon Michele dalla chat degli esonerati, vi leggo per esempio un'idea di Michele, che è uno di calcio, ne mastica, visto anche il lavoro che fa. Giovanni gli dice, vi parlo, guarda, della nostra chat WhatsApp dove siamo circa i 500, ma non ha senso come logica, scrive Giovanni, inizia a rischiare Lautaro perché potrebbe avere una ricaduta. Michele risponde a Giovanni: caro Giovanni, se hai visto la partita di sabato, avrei visto quanti palloni ha perso Taremi contro il Lecce, ed ha ragione, è vero, che hanno innescato contropiedi avversari, ed è vero, soprattutto uno, ce n'è stato uno sull'1-0 dove Taremi perde il pallone contro una squadra decente, prendi gol. E con l'Atalanta, visto che c'è Ederson, Pasalic, Bresciani, sono situazioni di campo che devi evitare. Lautaro al 40% difficilmente perde palla o scarica indietro o prende fallo. È assolutamente vero, anche io preferisco Lautaro al 50% rispetto a tanti altri giocatori. Ora stiamo parlando di un fuoriclasse, ma l'Inter davanti a due fuoriclasse, e per come la vedo io, in panchina non c'è nessuno, ripeto, che si avvicina al 50-60% delle potenzialità dei due davanti. Poi, bla 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 bla, fra tutti, anche io, poi alla fine quello che parla, lei campo. E l'attaccante deve fare gol. Perché l'anno scorso Arnautovic è stato massacrato da tutti, anche da me. L'attaccante deve fare una cosa sola. Prendi 4 milioni all'anno, parlo in generale, non di uno. L'attaccante deve fare gol. Punto. Non deve fare altro. Veniamo alla partita di stasera, che sarà bella tosta. All'Atalanta mancano tantissimi giocatori, ce n'è uno in particolare che a me piace tantissimo, lo seguo dai tempi del Verona, lo seguivamo con Alessandro G, che saluto, che è Yen, che è un mostro, lo svedese, 26 anni, lo vorrei all'Inter, un difensore eccezionale, gli manca Scamacca, gli manca Scalvini, gli manca Zaniolo, Lookman che pensava di essere già al Paris Saint-Germain, anche lui aveva smesso di allenarsi, ma sembra comunque che sia stato convocato. Quindi l'Atalanta è una squadra di tutto rispetto,
è una squadra, io ho visto la partita contro il Torino, una squadra che corre tantissimo, e viene proprio da una sconfitta e da un tecnico che è Gasperini, che Gasperini è un tecnico squilibrato tra la fase offensiva e la fase difensiva. Altrimenti, con tutto rispetto per l'Atalanta, avrebbe allenato grandi squadre, no? È andato una grande squadra, 5 partite a casa. Quindi Gasperini è un tecnico squilibrato tra la fase offensiva e la fase difensiva. Ma come? Il suo solito, visto il livore, l'odio che ha verso l'Inter, avrà preparato la partita in maniera certosina. Ha dichiarato ieri: non ho mai vinto a San Siro, c'è sempre la prima volta. Attenzione! Quindi gioca Retegui, io confido tantissimo in Acerbi. Retegui non è un calciatore che mi fa impazzire, però la porta la vede. Confido tanto in Acerbi, il baluardo Acerbi, l'unico centrale puro difensivo, l'unico che sa leggere le marcature preventive. Acerbi è l'unico difensore centrale che ha l'Inter per 5 competizioni. Giuse, hai criticato Octree? No, caro, io non ho criticato Octree. Io ho anche ringraziato Octree. Io sto valutando il mercato inesistente che si è fatto. Non ho criticato Octree. Poi, quale mercato? Cioè, tra l'altro, cioè, quale mercato dovrei valutare? Dove è stato il mercato? Non c'è stato il mercato. Palacios, te l'ho detto che è un prospetto che a me piace tanto. Il portiere del Genoa, Martinez, te l'ho detto che a me piace. Te l'ho anche detto, sono giocatori che a me piacciono. Ma se parliamo di mercato, quale mercato? Dov'è il mercato dell'Inter? Non è esistito nessun mercato quest'anno. Kinderino, decatetale, lì come si chiama, il belga, che in belga sembrava veramente, sembrava il nuovo Maradona, è comunque uno che è migliorato tanto all'Atalanta, ha preso sicurezza per come la vedo io, ma secondo me soffrirà a San Siro le marcature, perché verrà adocchiato in maniera particolare. Ci sono dei giocatori nell'Atalanta che ci possono andare noia, ora ti farò dei nomi al di fuori del coro, che possono essere Pasalic, Brescianini e Ederson, oltre a Ruggeri, che è un grandissimo esterno secondo me, perché l'anno scorso mi sembra ha fatto 5 gol e 4 assist, quest'anno in 2 partite ha fatto 2 assist e 1 gol. Occhio a Ruggeri, perché è uno bravissimo nella doppia fase, sa marcare e anche molto bravo davanti, soprattutto Oni Kroos. Questi sono giocatori che ci possono dare noia, soprattutto a centrocampo, perché sono molto bravi negli inserimenti, ed è lì dove noi dovremmo stare attenti. Quindi sono contento e si comincia subito con partite importanti così, perché questa è una partita tosta. L'Atalanta ha tante persone fuori, ma noi comunque abbiamo Lautaro che rientra dall'infortunio. Io ti potrei dire in maniera spiccia, ma se Inzaghi rischia Lautaro, vuol dire fondamentalmente non si fida più di tanto di quelli che sono in panchina, altrimenti non fai giocare Lautaro. Cioè, se Lautaro avesse avuto un degno sostituto, per me oggi sta in panchina, poi magari gioca Taremi o gioca Arnautovic, chi lo sa. Quindi abbiamo Lautaro al rientro, da quello che si dice ad ora. Abbiamo Mkhitaryan, che ancora è tutto all'infuori, che è al top della condizione. E secondo me uno dei segreti di questa partita, di Inzaghi, che è molto bravo, lo saprà molto meglio di me, sarà quello di visto che loro è una squadra che abbina tantissima fisicità a tantissima corsa, secondo me uno dei segreti di questa, la sto durando fatica all'antibiotico, ragazzi, scusate, uno dei segreti di questa partita sarà proprio quello di farli correre a vuoto e di colpirli nelle ripartenze, ma non nelle ripartenze fa Conte anni 80, nelle ripartenze facciamo noi, che sono totalmente diverse. Con questo, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi o dopo la partita. Vi raccomando, iscrizione al canale gratis, attivate la campanellina, portate amici, girate il link del canale Interclub, fate iscrivere persone a questo canale, perché è tutto gratis. Sarà sempre tutto gratis, non chiederemo mai abbonamenti e donazioni. Ciao Inter!